Qua giochiamo in casa, visto che io appunto sono di Torino, quindi ieri è stato per la città un momento importantissimo. Devo dire che a 0,83 Juventus capitalizza circa 830-840 milioni di euro. Se noi ragioniamo in maniera con un po' di buon senso, sappiamo che ad esempio una società come il Real Madrid dovrebbe valere, sono stime perché non è quotata, dovrebbe valere intorno a 1 miliardo. Quindi a questi livelli, se la Juventus appunto diventasse un polo di marketing, un polo internazionale, come sembra stia diventando, perché questo è un colpo di mercato incredibile, potrebbe puntare a 1 euro per azione a quel punto, cioè potrebbe puntare a raggiungere quei livelli. Aggiungo come ultima cosa che occhio alla necessità magari di un autofinanziamento, cioè è possibile che nei prossimi mesi, se non si riesce a vendere giocatori a prezzi buoni, possa esserci un aumento di capitale. Oggi il debito netto, il finanziario netto di Juve dovrebbe essere intorno ai 280 milioni di euro. Alcuni analisti paventavano magari di raggiungere 300-350 milioni di euro di debito. Quindi questo è il limite. Sinceramente io su questo tipo di titoli non entro, un po' perché sono tifoso di un'altra squadra, un po' perché mi sembrano molto legati agli andamenti sportivi, a quel punto vado a fare una scommessa, però è un titolo che può avere appeal per molti investitori.